Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightburn. Oggi ritorno a parlare di incastri e di ridimensionamento degli incastri. È un tema che ho già trattato e ne riparlo perché sono sempre stato un po' scettico su questo comando, anche se diciamo con il passare delle versioni è migliorato, però vi volevo parlare dell'ultima versione che non è ancora uscita definitivamente, quindi ufficialmente, ma è ancora in versione beta, la 1.4.04, perché c'è una piccola novità. Andremo a vedere di cosa si tratta, come funziona e faremo una differenza per vedere appunto quali sono le novità che hanno inserito con questa 1.4.04 fra quello che c'è fino adesso, il Resize Slot Installation, così si chiama il comando, e quello che uscirà con la prossima versione. Sigla e ci vediamo dopo. Allora, per certe cose mi farò aiutare un po' dal tastierino, così vedete anche un po' di funzione per chi non avesse ancora visto il tastierino LBK, che praticamente è quello che è su uno smartphone. E ve lo faccio vedere in questo momento. È questo, non so se si vede bene. Ecco, è questo qua che è riprodotto nello schermo. Quindi praticamente è collegato via wifi con il mio computer e praticamente non devo andare a cercare tutte le icone, ma faccio tutto con questo. Ok? Questo era, vabbè, una piccola precisazione. Ho caricato questi file. Questo file è un file, tra l'altro è il primo file che ho ridimensionato, perlomeno ho cercato di ridimensionare con l'ausilio del comando di Resize Slot Installation della versione 1.3.0. Non è un file mio, me l'ha mandato un amico del gruppo e del canale, appunto perché aveva delle difficoltà a utilizzare quello strumento. E vi faccio vedere che anch'io, anche attualmente, con la versione che sto usando in questo momento, che è la 1.4.03, come vedete qui in alto su Lightburn, ho delle difficoltà perché? Perché questo è un file che ha una caratteristica che è abbastanza comune in certi file che si acquistano. Ci sono delle personalizzazioni negli incastri. In questo caso vediamo che questo incastro è fatto praticamente con questa ansa che vediamo, questo arrotondamento che serve per far incastrare meglio, diciamo, i due incastri. In questo caso si deve incastrare l'ala o la coda nel corpo dell'uccellino. Allora, andiamo a vedere le dimensioni di questo incastro. Quant'è? E quindi vado con lo strumento della misurazione, vado a misurare che questo è per 3 mm. Quest'altro era 5,5 e l'amico voleva portarlo a 4. Andiamo a provare a fare, prendiamone solamente uno degli oggetti, prendiamo magari quest'ala, selezioniamo questa e andiamo con lo strumento Resize Slot Installation e andiamo a dire facciamo da 3, che sarebbe questo, e lo portiamo a 4. Quindi praticamente facciamo 3, scrivo 3, e diciamo 4, diciamo il nuovo materiale, lo spessore del nuovo materiale. Do una tolleranza leggermente più ampia, perché voglio far vedere che può darsi che ci sia qualche piccolo aggiustamento, e vedete che nello slot depth non mi dà nulla, nello slot width, cioè quindi profondità e larghezza, non mi dà nulla, e nella tab di altezza non mi dà nulla, quindi rimane praticamente com'è. Quindi con questo incastro non possiamo usare la funzione proprio perché c'è questo piccolo incavo, e quindi ho dovuto, per riuscire a accontentare l'amico, a farlo manualmente. È un'operazione, non è molto difficile, però porta via un po' di tempo. Andiamo ora a vedere un altro progetto, un altro file che andrò a caricare sul piano di lavoro, perché vi voglio far vedere quali sono quei file che hanno delle problematiche ancora attualmente con quel comando.
Questo è un altro file che mi ha inviato un altro mio amico, anzi nostro amico, del canale e del gruppo di Facebook di noi che usiamo Lightbird per ridimensionarlo. Questo è stato creato per uno spessore di 6 mm, andiamo ancora con lo strumento di misurazione a vedere quant'è appunto lo spessore, in questo caso di questo oggetto, vediamo che è appunto in questo caso qua è 6 mm. 6 mm e il nostro amico lo volevo portare a 4. Ok, quindi anche questo è come quello precedente, è un progetto acquistato su quei siti appunto dove vendono i progetti già fatti. Vabbè, sì, tanto per intenderci, e sappiamo quello che è. Allora, cosa succede? Succede che qui abbiamo qualche problematica, ve lo faccio vedere. Io vado a selezionare tutti i soggetti del progetto e provo ad andarli a diciamo, modificarli i valori degli incastri. Ecco, vedete che in questo caso io ho 6 e lo voglio portare a 4, lascio uno 0,5 diciamo, di tolleranza. Andiamo a vedere cosa ci evidenzia. E ci evidenzia praticamente solamente questi incastri che vedete con le frecce blu e che indicano che saranno spostati verso destra in questo caso e verso sinistra in quest'altro caso. Andiamo a cambiare gli slot con la larghezza dello slot e come vedete non me ne evidenzia nemmeno una. Andiamo a fare l'ultima, la tab i. Ecco, qualcosa fa qua, fa qualcosa e mi va ad allargare questi incastri, però come vedete non li fa tutti. Perché ve lo faccio vedere? C'è un piccolo problema che a volte capita sui file, magari comprati, poi rielaborati da qualcuno, rimessi in vendita, eccetera, eccetera, perché qui sui progetti c'è un mercato abbastanza bizzarro. E questo qui mi sono accorto che arrivato a selezionare lo strumento di misurazione e vado a vedere che non sono proprio tutti 6. Vedete, questo è 4,85, perché se io allargo ce n'è un pezzettino in più, 1,15. Infatti, se io vado a, una volta selezionato questo, chiudo lo strumento, vado sullo strumento dei nodi, vedete che qui c'è un nodo, okay? Che non ci dovrebbe essere perché dovrebbe essere tutto attaccato. E invece non lo è perché praticamente c'è questo pezzettino che è isolato. Quindi Lightbird non me lo riconosce come un incastro e quindi non me lo ridimensiona. E questa è un'altra problematica che si possono avere appunto con quel comando. Andiamo a vedere un altro file. Questo è un altro file che praticamente non vi ho fatto vedere tutto il progetto, ma è la base di un contenitore fatto con tutti quegli incastri. Andiamo a vedere quant'è diciamo, la misurazione degli incastri e sono da 2,90, una misura un po' strana. Ora, questo è un progetto che ho fatto io e che è praticamente un progetto fatto con Boxes PI, quel sito di scatolette parametriche che lavora molto bene e che utilizzo per fare delle cose che abbastanza semplici, che non devo andarci a impazzire troppo e farmeli, me le faccio con questo. Andiamo a vedere in questo caso come si comporta il nostro comando. Quindi vado in strumenti, vado in Resize Slot Installation e gli dico, ok, diciamo che supponiamo che lo voglio portare da 3 mm, 2,90 in questo caso, mettiamo 2,90 per la precisione, a 4 mm. Vedete che con la profondità dello slot non mi dà nessuna possibilità di cambiare, nemmeno con Width e nemmeno con High. Perché? Adesso ve lo faccio vedere come ho fatto prima, ovvero sia andando a vedere, chiudiamo questo, perché tanto non ci serve, e andiamo a vedere con i nodi. Ecco, vedete, questo ha tutti dei nodi in questo modo, ok?
E sono nodi che sono blu. Adesso tolgo i nodi, quindi sono presenti tutti i cambi, ma c'è qualcosa che non si vede. Vado, ritorno in selezione normale, quindi ritorno con la selezione normale e non di nodi, allargo molto il campo e vedete che qua abbiamo una rotondità e qui abbiamo questo, diciamo, ricciolino. E questa è una caratteristica proprio di Boxes API, perché le fa in questo modo. Quindi cosa succede? Succede che Lightbar non me le riconosce come incastri, perché Lightbar riconosce come incastri, perlomeno fino alla versione 1.4.03, quando il suo algoritmo che va a cercare incastri vede che c'è un rettangolo senza un lato, oppure un rettangolo completo, oppure un rettangolo a cui manca un lato. Le tre forme che fanno l'incastro devono essere uguali, quindi deve essere un rettangolo perfetto. Ve lo faccio vedere con il prossimo esempio. Allora, questa è una scatola normale. Prima vi parlavo dell'algoritmo di Lightbar, come fa a cercare gli incastri, perlomeno l'algoritmo fino all'1.4.03. Ogni tanto mi arriva qualche notifica. Mi sono dimenticato di togliere l'audio, lo farò adesso magari, lo faccio al prossimo stacco di video. Allora, cosa succede? Succede che Lightburn, prendiamo questo, lo separiamo per avere un pochino più l'immagine ingrandita, va a cercare, quando io vado a fargli la ricerca degli incastri, va a cercare dei rettangoli ai quali manca, cioè o rettangoli completi o ai quali manca un lato. In questo caso questo riconosce come incastro perché sono questo è uguale a questo e questo è ortogonale, quindi a 90 gradi rispetto a questi due. E infatti, se io vado, allora, intanto sono da 3 mm, ne andiamo anche a misurare. Prendo questo e vado a, vedete, 3 mm di incastro. Andiamo a fare lo slot, quindi seleziono tutto e faccio strumenti, resize, slot in selection. Allora, cosa succede? Con la prima opzione, slot depth, va a allargare gli incastri andandoli a portare verso l'interno. Vedete? Allora, mi porta verso l'interno, vedete la freccia, dice guarda che io ora ti sposterò questo di 1 mm, questo di 1 mm e così gli altri 4. Quindi, se io vado a fargli fare questa operazione, io otterrò questo effetto, ovvero sia otterrò che ho alcuni incastri che sono ancora da 3 e altri che sono da 4. Ve lo faccio vedere. Allora, questo è da 4, questo è da 3. Vedete? E quindi non andrà bene come sistemazione, perché non si incastrerà con gli altri incastri, perché c'è qualcosa che non funziona. Andiamo ora con quello sotto, l'ho tenuto a parte volutamente separati, qui chiudiamo lo strumento di misurazione, portiamo questo di qua, vedete, questo è ancora originale, diciamo così, me lo seleziono, ecco, lascio qui, così vediamo tutti e due, e faccio sempre lo strumento Resize Slot in Selection. Se il primo mi dà questo risultato non mi piace, provo col secondo, non mi dà alcun risultato perché va a cercare solo i rettangoli e vado a vedere il terzo. Ecco, questo me lo fa in maniera leggermente più corretta, ovvero sia mi va a portare verso l'esterno tutti gli incastri, chiamiamoli maschi, definiamoli maschi. Quindi cosa succede? Se io do ok, ci troveremo nella situazione che è vero che abbiamo tutti gli incastri da 4, cosa che prima non accadeva, però è anche vera un'altra cosa. Vedete, sono tutti 4, quindi praticamente ha fatto bene il suo lavoro. La cosa che non ha fatto bene, e adesso ve lo faccio vedere, è che, e continuano le notifiche, vedete che è più largo e più lungo di 1 mm. Male di poco, direte voi, me li ha fatti tutti, non ho tribolato. Vabbè, è solamente 1 mm, perché siamo passati da 3 a 4. Passassimo da 2 a 6 sarebbero 4 mm per parte, 4
quindi 4,48, quasi un centimetro in alto e in basso. Va bene, potrebbe andare bene lo stesso, però non fa le cose secondo me come si deve. Quindi vi ho fatto vedere anche questo. Adesso stacco un attimino perché voglio installare la 1.4.4 e vi faccio rivedere velocissimamente tutti i passaggi per farvi vedere cosa è cambiato. Intanto tolgo anche il volume alle notifiche, così magari non sentite più bip bip. Allora, nel frattempo sono passato alla 1.4.04, che ancora è in fase di beta pubblica. Ho rimesso l'ultimo progetto che abbiamo visto e ho tolto il volume alle notifiche, così magari mi disturba di meno anche a me perché mi distrae un po' quando sono a fare queste cose. Allora, cosa succede? Succede questo fatto. Riprendiamo quello che abbiamo fatto prima, ovvero sia prendiamo questo e ce lo spostiamo qua. Sono lì, come al solito, sono da 3 mm perché l'ho riportati tutti all'originale, ok? Per farvi vedere che praticamente con la nuova versione io vado a fare Resize Slotting Selection da 3 a 4. Innanzitutto vedete una cosa, vi faccio subito notare che adesso mette i nodi che prima non si vedevano. Prima si vedeva solamente il tracciato, adesso si vede i nodi e si vedono questi tratteggi verdi che prima non c'erano. Allora diciamo che da 3 voglio arrivare a 4, voglio arrivare a 4 e gli do una 14 troppo, 4 e gli do una tolleranza di 0,5 come avevo fatto prima. Allora, anche in questo caso, cosa succede? Succede e si vede ad occhio, perché se io vado, facciamo ok, e io vado a spostarmi questa linea, vedete che questo è da 3, poi lo possiamo anche misurare, per l'amor di Dio. Allora, questo è da 3 e questo è da 4, quindi non è cambiato nulla. Non cambia di nulla la situazione e quindi facciamo ok e vediamo quest'altro facendola come abbiamo fatto prima con il Resize Slot in Selection sempre da 3 a 4, però questa volta vedete qui non mi fa nulla e qui invece mi fa qualcosa. Allora, cosa indica questo? Allora, qui lo fa come prima, ovvero sia mi va a portare verso l'esterno tutti quegli incastri, chiamiamoli maschi, definiamoli maschi, e mi lascia verdi, vedete che colora di blu quello che sposta, colora di rosso quello che va ad aumentare e colora di verde quello che rimane inalterato. Questi sono dei colori che poi vedremo magari con altri esempi. E però, diciamo, la sostanza rispetto a prima non cambia nulla, perché se io vado qua, rimpicciolisco, metto uno sopra l'altro e vedete che c'è sempre la differenza di 1 mm sia in alto, sia in basso, sia a destra che a sinistra. Quindi per questo non è cambiato nulla. Andiamo a vedere gli altri progetti che avevamo visto prima, cosa gli cambia da un punto di vista formale e sostanziale. Punto interrogativo, sostanziale, punto interrogativo, lo ripeto. Ripartiamo dal progetto degli uccellini, ok? Che tra l'altro è anche carino come progetto. Allora, andiamo a vedere. Vi ricordate, prima avevo preso come spunto quest'ala, vado a selezionare l'ala, il file è sempre quello, non li ho cambiati, quindi non c'è trucco, non c'è inganno. Andiamo a misurare, se volete misurare questo qui era da 2,99, è rimasto da 2,99, 3 mm, va bene. Chiudiamo lo strumento di misurazione e andiamo a provare a modificare questo incastro. Vediamo come si comporta la 1.4.04. Quindi faccio strumenti, Resize Slotting Selection e vedete che adesso fa qualcosa di diverso rispetto a prima. Prima non mi selezionava nulla, io faccio questo, niente, faccio questo, niente. Quindi praticamente cosa dice? Mi fa una specie di tracciato di nodi, ok? Allora chiudo, no, non lo chiudo perché sennò non si vede più nulla. Ecco, mi va, fa una specie di tracciato di nodi e vedete che ci sono tutti i nodi,
La differenza fra un tracciato a nodo, facciamo così, cancelliamo questo e andiamo a vedere il tracciato dei nodi. I nodi qui vedete che ho le maniglie, cosa che invece non ho dall'altra parte, che sono quelle che servono appunto per distorcere. E più o meno mi fa le stesse cose. Molto probabilmente l'algoritmo va a cercare qualcos'altro. Ritorniamo nella parte principale della cosa e riandiamo a fare il nostro slot in selection. Allora, vedete, allora, verde dice, attenzione, io potrei... Queste cose qui rimangono ferme, sono linee rette, quindi non ho capito il verde se sono le linee rette o se sono quelle che non cambiano. Secondo me sono le linee rette. Le linee azzurre, c'è cioè un violetto, non so se viola e rosso sono di due colori diversi. Sì, le maniglie ci sono, ma sono praticamente quasi invisibili, inamovibili. Non posso andare sui nodi a fare nulla, me li indica solo se ci sono le maniglie, ma sono praticamente invisibili, sono quelle blu, però non mi fa fare nulla, anche se io vado sui nodi, non mi fa, proviamo a distruggere questo nodo, delete il nodo, non mi fa nulla. Quindi perché? Perché non c'è una selezione nodi, ma una selezione diversa. Quindi cosa mi fa? Mi fa solamente vedere il perché non lo fa. Penso io, non lo so. Cioè mi dice, guarda che queste sono tutte sezioni curve e ti faccio vedere che non la posso fare perché ci sono queste cose. Allora, mi è sorto un dubbio. Il dubbio mio qual era? È quello, se io vado a levare i nodi, poi questo qui me lo fa per bene. Andiamo a vedere, allora qui abbiamo visto che tanto non mi cambia nulla perché non mi mette delle righe che allarga o stringe. Quindi faccio ok, anzi cancel, vado a fare con i nodi, vado a selezionarla, ritorno alla tastiera principale, vado a selezionarmi i nodi e vado a cancellarmi questi nodi. Quindi io mi posiziono sul nodo, delete nodo, vado a questo nodo. Vado a togliere tutti questi nodi e lo faccio diventare un bel, diciamo, una bella linea retta. A questo punto spero quantomeno che la linea retta mi diventi poi lavorabile con lo strumento del Resize Slot in Selection. Ok, vedete, tolgo tutto e togliamo anche questo con Delete e praticamente adesso ho un bel incastrino quasi preciso che è un rettangolo senza un lato. Andiamo a vedere se adesso me lo fa dopo che sono andato a intervenire sui nodi. Strumenti, Resize Slotting Selection, da 3 a 4 con 0,5 di qua, qui non mi fa nulla, qui non mi fa nulla e qui non mi fa nulla. Ok. Non mi dilungo sul resto perché possiamo fare una prova con un altro. Andiamo per prendere quello del Box SPI. Ecco, questo, lo ricordate, è quello dove c'erano delle curve sia a livello dello spigolo sia qui all'interno. E che non mi dava la possibilità di andare a lavorare perché le vedeva. Andiamo a vedere ora con la nuova versione cosa succede. Lo faccio per la prima volta insieme a voi perché non l'ho ancora provato. Faccio strumenti. Ah, prima devo selezionare tutto. Queste le abbiamo viste che erano da 3, non ve le sto a far rivedere. Ritorno in tastiera principale. Vado, comunque no, ve lo faccio vedere perché almeno è giusto che voi sappiate tutto. 2,90 mm perché c'è quel pezzettino di curvetta che cuba per poco poco. Ok, andiamo in Resize Slot in Selection, lascio come prima, faccio 2,90 perché è 2,90, quindi voglio essere più preciso di un farmacista. Ecco, vedete, mi fa tutte le sue elucubrazioni, quindi tutte righe rette, penso che il verde sia quelle righe rette, vediamo se mi cambia qualcosa, Slot in Selection. Assolutamente nulla. Quindi vorrei capire le funzionalità di questo nuovo cambiamento dello slide in selection. Vuoi far vedere i nodi? Ma c'è l'editazione dei nodi.
Non capisco, ecco, francamente non mi sovviene l'utilità di questa. Anzi, vi auguro, cioè vi auguro, vi chiedo a tutti di provare per vedere cos'è qualcosa. C'è qualcosa, a volte mi scappa, mi era sfuggito, sono sfuggite a tante cose quando ci sono delle novità. Qui non ne vedo proprio però la finalità, ho provato con quelli tondi, ho provato con quelli stondati, beh, quello di prima. Cambia solamente il colore delle righe dritte, quindi delle rette, e non so quanto sia, dico, ci sia di nuovo. Vabbè, mi fermo qua perché mi auguro che qualcuno di voi veda qualcosa di diverso e magari me lo spieghi. Ho bisogno che qualcuno mi spieghi le cose, anche perché di documentazione su questo non ce n'è ancora. Forse sono io un po' troppo polemico su questo comando che non mi è mai garbato fin dall'inizio perché è difficile da mettere in pratica, però è sicuramente anche molto utile se si riesce. Hanno già fatto dei buoni progressi, non siamo ancora all'ottimale, vi ho fatto vedere alcuni esempi perché non funzionano così, sapete perché non ve li fa, e anche questo ritengo sia una cosa utile. Io per il momento vi saluto. E con questo dubbio amletico che mi rimane, cosa c'è di nuovo che non ho capito? Questo è il mio dubbio amletico. Vi lascio e vi do appuntamento al video che ci sarà successivamente. Dopo questo, che parlerà magari di qualche altro argomento, perché questa è già la terza volta che l'affronto, la terza volta che non capisco, e la terza volta che magari leggo da qualche parte: ah, funzionava benissimo. Sì, funzionava benissimo. Sì. Non mi sembra nemmeno con le scatolette normali funzionano benissimo, per cui con le scatolette già preconfezionate non mi lasciano le misure come erano. Io vorrei una cosa che se è 10 cm deve essere 10 cm, non 10 cm, 1 mm. Scusate, ma sono pignolo, come si sa. Ok, di nuovo saluto a tutti, se vi è piaciuto il video un like, iscrivetevi al canale, siete in tanti, ma vorrei ancora di più. E campanellina, così sapete quando metto delle novità, perché potrebbe essere non video, quindi potrebbero essere anche qualche post in community dove magari c'è qualche sorpresa per voi. Siamo vicini a Natale e forse ci sarà qualche sorpresa. Ciao a tutti e al prossimo video.